forse avete visto nel mio atteggiamento, sono contentissimo per quello il lavoro che hanno fatto. Si è conclusa con una triplice richiesta di assoluzione per padre Graziano. La lunga arringa difensiva, durata quasi 8 ore, nel processo in corte d'assise al religioso accusato dell'omicidio di Guerrina Piscaglia e dell'occultamento del suo cadavere. Venerdì 14 ottobre, una delle udienze decisive del processo al frate congolese, per il quale il PM Marco Dioni aveva richiesto 27 anni di reclusione. L'avvocato Rizziero Angeletti ha chiesto l'assoluzione per il suo assistito perché il fatto non sussiste. Mancano infatti le prove della morte della casalinga. Sempre la difesa ha chiesto poi la stessa assoluzione perché non ci sono prove che, anche in caso di morte, la donna sia stata uccisa per mano omicida e non per volontà propria. Ed infine la terza ed ultima richiesta, assoluzione piena perché anche ove ci fosse stato un omicidio, a commettere quel delitto non sarebbe stato il frate congolese. Oggi avete sentito anche un'altra campana, allora penso che oggi potete valutare voi per comunicare il messaggio preciso. Nella lunga arringa, i legali del religioso, nel tentativo di smontare l'utilizzo del cellulare di Guerrina da parte del frate, hanno affrontato il tema del famoso SMS inviato il 1 maggio alle 17:26 a Padre Cheche. Elemento definito dal PM Marco Dioni la firma dell'omicidio che, assieme alla controfirma alla figura del fantomatico zio Francesco, sempre secondo la pubblica accusa, inchioderebbero il religioso. Il messaggio ad Ocheche è il frutto di una realtà probatoria processuale che non può essere utilizzata. Se non si ha il telefono, se non si ha una dimostrazione di genuinità, e noi abbiamo invece dimostrato che quel messaggio non è genuino perché mancano degli elementi forti, allora vuol dire ledere il diritto di difesa. Padre Graziano ha detto che si è sbagliato nel dare il numero di telefono a zio Francesco, ma chi ha poi mandato il messaggio? Chi è? Infine, sempre la difesa in aula ha posto l'accento sul fatto che il frate congolese non sia stato sospeso ad divinis, a dimostrazione di come la Chiesa sia rimasta vicina al religioso. Evidentemente gli accertamenti sono stati fatti nella segretezza della Chiesa, secondo i crismi che sono tipici della Chiesa, e che hanno portato delle conseguenze che sono quelle che consentono oggi a Padre Graziano di celebrare messe. Quindi, evidentemente, sono convinti che Padre Graziano non sia l'autore di nessun delitto. Lunedì 24 ottobre, dopo le repliche della pubblica accusa e delle parti civili, sarà pronunciato il verdetto. La Camera di Consiglio potrebbe terminare nel tardo pomeriggio.